Sindaco, allo stato attuale qual è la situazione del dialogo fra le due comunità sul suo comune? Guardi, io ho il privilegio di comunicare, nonostante l'increscioso episodio per il quale abbiamo poc'anzi espresso viva e ferma condanna, ho il piacere di affermare, senza nessuna possibilità di errore, che viviamo da anni nel mio territorio in un clima, in un regime di assoluta pacifica e armonica convivenza con la civiltà islamica sul nostro territorio e non solo quelle islamiche. San Marcellino è noto per il fatto di ospitare una moschea importante, la moschea di San Marcellino, dove da anni con l'imam Nasser e con il parroco Don Peppino Esposito abbiamo voluto e portato avanti un percorso di grande armonia che ci ha portato ad avere dei risultati veramente interessanti, veramente importanti. Ed è questo percorso che dobbiamo riprendere affinché si possa stigmatizzare e si possano prevenire per il futuro, insomma, episodi incresciosi come quelli che abbiamo condannato nel pubblico consenso di questa sera, per i quali ritengo che non si possa né si debba trattare di un episodio di intolleranza verso il diverso, verso lo straniero, ma di un episodio di violenza condannabile, da condannare, da censire in modo fermo, come fatto avvenuto tra giovani, insomma, tra ragazzi, e come, insomma, che non ha nessuna attinenza con quello che potrebbe essere una degenerazione o una idea di velleità o di avversione verso il diverso, verso lo straniero, insomma. Consiglio comunale di stasera, cosa ha deciso? Il Consiglio Comunale di stasera ha espresso, ha approvato un documento dove all'unanimità condanna questo gesto, all'unanimità solidarizza con la vittima dell'increscioso episodio e in questo consenso si è impegnato a porre in essere quelle iniziative che ci sono state richieste e che ci ha sottoposto i rappresentanti della comunità islamica, in modo particolare quella di dare sempre più forza a un organismo che tra l'altro già abbiamo sul territorio, che è quello di uno sportello permanente per gli immigrati, e di dare finalmente esecuzione a una istituzione che abbiamo previsto nel regolamento e nello statuto comunale, quello del consigliere aggiunto in rappresentanza delle comunità straniere sul territorio. Un'iniziativa breve, quale potrebbe essere? Un'iniziativa breve, una conferenza tra le associazioni religiose e civili che operano sul territorio per programmare e mettere a punto e monitorare in modo costante, prevenire di questi gesti incresciosi, per timore che vi possano essere reiterazioni di queste cose da parte di giovani o peggio ancora per timore che possa essere visto come un atto aggressivo nei confronti del diverso che possa scatenare, ahimè, reazioni di uguale violenza da parte degli stessi stranieri, insomma. Quindi non c'è matrice razzista nell'aggressione. Assolutamente posso dire senza possibilità di sbagliare che è esclusa questa possibilità e con orgoglio ripeto quello che ho detto prima in consiglio, che San Marcellino vive e convive da anni in armonia, in pace e in serenità con la comunità islamica e la cultura dell'avversione verso il diverso, verso lo straniero, a San Marcellino, a me e ai San Marcellinesi non appartiene e non apparterrà. Nasser, il sindaco di San Marcellino ha smentito categoricamente la matrice razzista dell'aggressione nei confronti di Ayyub. Qual è la tua opinione in merito? Il rassismo non lo diciamo nemmeno noi che questo è un gesto di rassismo, lo sappiamo bene che è vero che rappresenta il singolo, ma questo singolo, se si mettono quattro, non è singolo, sono quattro, non possono essere chiamati singolo, poiché la cosa è stata ripetuta tante volte in passato, allora c'è proprio un accumulo di gesti del genere. La vittima è sempre l'immigrato. La risposta che aspetta qualcuno è sempre, siamo sempre in attesa. E allora oggi che abbiamo parlato di questo, abbiamo richiesto proprio come reagire. È un fatto che voglio farlo sia io, sia il sindaco, la parrocchia, la scuola, tutti quelli che sono attivi sul territorio. Grazie a Dio che oggi abbiamo anche tantissime associazioni, Nero Non Solo, Arcit, abbiamo Gerry Maslow, abbiamo Comitato Don Pepe Diana e altri con noi, che questo proprio è una forza che può aiutare a portare avanti una causa dell'immigrato, perché chi non si trova tranquillo, in pace su questo territorio è veramente sempre un pericolo. Il Consiglio Comunale questa sera ha letto una tua lettera, ha analizzato una tua proposta. Cosa ti è parso della risposta della politica alle tue domande? Io veramente, se ci realizza questa marcia, dove sarà
in primo il sindaco del paese, perché già ha dato consenso a questa cosa e ha promesso di essere in primo, insieme a altre che noi troviamo bambini immigrati accompagnati da adulti italiani, bambini italiani accompagnati da bambini immigrati, con bel striscione che descrive quello che è passato e quello che chiediamo, veramente ci porterà una grandissima tranquillità, perché io non penso a me stesso perché ho 45 anni e già quel che doveva essere successo. Oggi io voglio garantire un futuro ai miei figli e ai figli di altri immigrati e cittadini locali, che la tutela che mi è mancata non voglio che mancassi, mancherà per i nostri figli, voglio che questa tutela si troverà. La tutela è veramente il riconoscimento dell'uomo indipendentemente del colore, della razza, della lingua e della religione. Noi oggi che siamo una comunità islamica e cerchiamo veramente di evitare tutti il massimo di elementi che ci dividono. Se qualcuno gioca sull'ignoranza dell'italiano che non conosce bene la religione islamica e a volte dice io sono musulmano, non posso fare questo, non posso fare questo, noi vogliamo togliere questa ignoranza, essere vicino all'italiano, informarlo che cos'è la religione islamica, come funziona, e così nessuno si nasconde sotto l'oscuro e l'ignoranza e può fare quello che vuole. Quando noi veramente ci avviciniamo e lavoriamo insieme, tutto sarà sotto chiaro e le regole sociali saranno rispettate, perché nell'Islam, e dico questo anche per chiarire, non troviamo nella nostra religione qualsiasi condanna alle regole che stanno in Occidente, tutte le regole tranne il cuore che non siamo obbligati a berlo e il maiale non siamo obbligati a mangiarlo. Tranne queste due cose, tutte le regole sono regole che vanno bene con la nostra religione e che noi dobbiamo seguirle. Sapendo questo, che differenza c'è? La nostra adorazione, quando adoro Dio, io sono differente di te, il resto, che quello è un compito personale, il resto siamo sempre comune. Al momento qual è l'umore di Ayub e qual è l'umore della comunità islamica? Allora, notare la sua assenza oggi già dà un segnale, che ancora non ha raccolto proprio la tranquillità. Significa che essere conosciuto oggi e visto da tutte, lui ha evitato di fare questo, significa che ancora stanno sotto la paura. Allora, noi vogliamo realizzare questo ragazzo che può muovere su questo territorio tranquillamente. Alla comunità veramente ancora è ferma, perché io ringrazio Dio che quando ho chiesto di rimanere tranquilli, aspettare come curare tranquillamente il fenomeno, tutte hanno fatto quello che abbiamo chiesto. Ma questo è legato che oggi sono stati fermi, domani e dopodomani si ripete questo gesto. Non lo so come rispondere io.